Siamo con Francesca e Maria Laura della serie D femminile della Ceramica Scarabeo per una prima di una lunga serie, speriamo, di piccole interviste per fare un po' il punto sulle nostre squadre giovanili. Allora, Francesca, centrale, sì. Giusto? Ciao a tutti. Gruppo nuovo, allenatore nuovo, come sta andando questa serie D? Beh, sì, siamo un gruppo molto numeroso, giovane, l'allenatore è cambiato. Ci stiamo adeguando alla situazione, la prima partita è andata male, però ci siamo riprese, dai, le ultime tre sono andate bene. Maria Laura, allora, facciamo un po' il punto del campionato fino ad oggi, come ci diceva Francesca. A che punto siamo? Adesso stiamo andando, sembra abbiamo iniziato abbastanza bene, su quattro partite ne abbiamo vinte tre. E l'ultima con Don Orione, una bellissima partita a mio avviso. Quindi siamo molto molto contente e speriamo di migliorare sempre di più. Ma quali sono gli obiettivi? Ci sono degli obiettivi che la squadra e l'allenatore si sono preposti per il fine anno? Dove volete arrivare? Cosa volete fare? Beh, l'obiettivo innanzitutto è quello comunque di divertirci. Quello assolutamente, anche perché comunque è un gruppo nuovo con l'inserimento di molte ragazze piccoline, diciamo, che speriamo di farle crescere insieme a noi. E poi assolutamente di posizionarci in una bellissima zona, insomma, della classifica, magari aspirare anche a salire di categoria, perché no? Beh, certo. E adesso prossima partita? La prossima con Città Ducale, provincia di Rieti, e andremo da loro. All'inizio c'è stato un problema per via del terremoto, però sembra che adesso siano tutto risolto, quindi faremo la trasferta come da calendario e facciamo un augurio a tutte le giocatrici di quelle zone che sono state colpite dal sisma e speriamo sia una bella partita. Beh, diciamo che come prima intervista ce la siamo cavata, la prossima sì. Volta saremo sicuramente ancora più brave. Allora, in bocca sì. Al lupo. E mi raccomando, teneteci sempre aggiornate su come sta andando la nostra serie D, perché oltre alla serie A, che vi invitiamo sempre a seguire tutti, so che molti sì, di voi sì. La seguite sì. Sempre, ci sta sicuramente una serie D femminile e tante giovanili che hanno necessità e voglia di farsi vedere. Assolutamente. Fate un saluto. Ciao, ciao. Ciao a tutti.